Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi vorrei condividere con voi un tipo di crema un pochino fuori dal comune che molti sicuramente conoscerete e molti altri sono ancora un po' scettici. Stiamo parlando dell'azienda BioArt, in particolare di Loom. Questa crema, la crema Supreme e il siero Supreme, è completamente a base di bava di lumaca. Il brand BioArt è un brand certificato ICEA, vegetariano, contro il test sugli animali e biologico. Quindi tutti i prodotti che voi acquisterete di questa azienda qui saprete per certo che si tratta di un prodotto bio. BioArt inoltre si avvale dell'aiuto di piccole chioccioline di lumachine, in particolare la Helix Aspersa, 100% italiana, e il metodo di estrazione della bava di lumaca è completamente naturale, quindi la lumaca non ha nessun tipo di trauma. Prima di essere introdotta nei cosmetici viene ovviamente filtrata. Tutto questo per dirvi che le lumache non soffrono a fare questi prodotti. Passiamo alle proprietà che ci interessano. Perché mai dovremmo applicarci della bava di lumaca sulla faccia? Dovete sapere che fin dai tempi antichi la bava di lumaca è sempre stata vista come una sostanza con effetto riparatore. Ovvero, tutte le persone che maneggiavano lumache anche per caso e avevano delle ferite sulle mani, vedevano che pian piano queste ferite venivano riassorbite e cicatrizzate molto più velocemente di chi non toccava queste lumachine. Scoprendo che aveva numerosi, anzi innumerevoli proprietà. Contiene davvero tantissimi elementi fondamentali per la nostra cute. Ad esempio abbiamo la lantoina, che è un elemento altamente rievitalizzante e favorisce la produzione di collagene nella nostra pelle. Hanno notato che conteneva anche acido glicolico, acido lattico, vitamina A, vitamina E, vitamina C ed elastina e collagene. Come potete notare, tutti questi elementi sono fondamentali per la nostra pelle e soprattutto per una pelle sana e forte. Quindi cosa hanno fatto? Hanno cominciato ad applicarla sulle ferite, sulle smagliature, sull'acne e sulle cicatrici ed hanno notato un miglioramento esponenziale dell'inestetismo in questione. Piccola curiosità: il simbolo della chiocciolina era diventato addirittura il simbolo delle prime farmacie. Vorrei farvi vedere le due creme che io testo quotidianamente sulla mia pelle, in particolare il siero e la crema Supreme. Entrambi sono caratterizzati dalla presenza del 77% di bava di lumaca al loro interno, arricchite anche di acido ialuronico, quindi hanno un effetto tensore per la nostra cute, quasi come un effetto filler. Partiamo dal siero. Il siero si presenta veramente, veramente molto liquido. Il profumo è molto delicato. In una confezione di 30 ml applicato sulla pelle prima di andare a dormire è una manna dal cielo, perché poi vi svegliate che avete una pelle non liscia come la seta, di più. Ho inoltre notato che se mi capita di avere qualche piccolo comedone sotto pelle, noto subito l'effetto della lantoina nel siero. Nel tempo di un giorno viene praticamente raso al suolo e lascia questo profumo molto delicato su tutta la pelle. Potete sceglierlo tra l'altro di applicarlo da solo, quindi singolo, piuttosto che con la vostra crema preferita. Quindi ricordatevi sempre che potete abbinarlo ad una crema qualunque, poche gocce nella vostra crema e la applicate sul viso. Quindi avrete poi il beneficio della vostra crema, in più con un aiuto considerevole della bava di lumaca. Passiamo invece al secondo prodotto che ho, che è invece la Crème Supreme. È una crema molto molto ricca, con un profumo veramente delicato, vellutato e molto dolce. In questo caso abbiamo un 50 ml ed è veramente eterna questa crema, perché basta veramente applicarne pochissima con il dito, qualche goccia e siete a posto, perché è veramente molto ricca. Dopodiché avrete un effetto tensore di tutta la pelle, perché come vi dicevo prima contiene anche delle sostanze, dei polipeptidi che praticamente riescono a favorire l'elasticità della nostra pelle e danno questo senso un pochino di tensore della nostra pelle. Come vi dicevo inizialmente, questi due prodotti Supreme contengono il 77% di bava di lumaca, quindi abbiamo un'elevata concentrazione di bava di lumaca all'interno di questi due piccoli prodotti. Volevo però farvi anche sapere gli altri prodotti della linea Loom, perché io ovviamente non avendoli tutti, ma volendovi parlare un pochino della linea in particolare, vi volevo più o meno elencare i prodotti che potrete trovare sul sito di BioArt. BioArt ci propone davvero tantissime soluzioni a base di bava di lumaca. La prima è una maschera rigenerante per il viso, monouso, altamente rigenerante.
Poi abbiamo la classica crema, quella che io utilizzo più spesso, che ora ho finito, Lume Creme, molto leggera come texture, quindi si applica velocissimamente perché si assorbe veramente facilmente. Poi invece abbiamo la Lume Creme Riche, o più ricca, abbinata all'acido ialuronico. Poi abbiamo il mio preferito, cioè il Lume Serum, con il 96% di bava di lumaca all'interno, abbinato a quello che resta di acido ialuronico. Quello è veramente una bomba, completamente rigenerante sulla nostra pelle e lascia una pelle meravigliosa, prodotto migliore in assoluto. Poi troviamo anche tutte le altre piccole chicche: Lume Creme Man, ovvero la crema mani, Lume Creme contorno occhi, Lume Creme Corp con il 74% di bava di lumaca da mettere su tutto il nostro corpo, lasciandoci una pelle veramente liscia come la seta. Per chi invece soffre di problemi di discromie cutanee, qui abbiamo la Lume Creme Clarificante. Quindi ragazzi, non vi resta che provare la bava di lumaca, anche se fa un pochino senso, ma sappiate che è veramente una manna dal cielo. Molto bene ragazzi, anche per oggi il video è finito. Spero di avervi fatto un pochino chiarezza sulla bava di lumaca. Non abbiate paura, perché è un valido aiuto per la nostra pelle. Ovviamente aspetto i vostri messaggi per sapere cosa ne pensate. Ciao. Iscrivetevi ovviamente al mio canale. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. E al prossimo video. Let's go about it.